Eccoci qui e bentornati in un altro nuovo video. Sto notando con grande entusiasmo che vi stanno piacendo molto le varie teorie relative al mondo di Naruto. Io stesso leggo continuamente le vostre teorie nei vari commenti dei video. E di questo vi ringrazio perché è sempre bello poter ascoltare nuovi pareri su una cosa che ci appassiona tutti quanti. Oggi per voi ho un'altra teoria. Girano voci che Itachi potrebbe aver segretamente servito come informatore di Jiraiya all'interno dell'organizzazione Alba. So che potrebbe sembrare un po' eccessiva come cosa, ma potrebbe esserci un fondo di verità dietro questa teoria. Jiraiya, l'eremita dei rospi, e Itachi, il talento prodigioso del clan Uchiha, li conosciamo tutti quanti. Sono due figure leggendarie. Entrambi si sono sacrificati per il bene del villaggio e entrambi hanno sempre cercato, bene o male, di fare tutto da soli. La storia di Jiraiya potrebbe essere raccontata come un lungo viaggio, dato che lui stesso è uno scrittore di romanzi. Il suo viaggio inizia come un giovane ninja di talento, ma gran testardo, sotto la guida del terzo Hokage, Hiruzen Sarutobi. Insieme ai suoi compagni di squadra, Orochimaru e Tsunade, Jiraiya si è guadagnato la fama di uno dei ninja leggendari, nome che viene dato direttamente da Hanzo alla fine di una cruenta battaglia, dove solamente il suo team è sopravvissuto. Jiraiya viene tenuto in grande considerazione per le sue abilità in battaglia e per l'utilizzo delle sue tecniche avanzate. Nel corso della sua vita Jiraiya ha girato per il mondo, cercando nuove conoscenze e affinando le sue abilità. Faceva anche da maestro a Naruto, che riconosce come il bambino della profezia del rospo eremita. La morte di Jiraiya avviene durante una missione, per scoprire la verità sull'organizzazione Alba e sul suo leader Pain. Nonostante le sue incredibili abilità, cade in battaglia contro le sei vie di Pain, e insieme a lui anche tutte le informazioni inestimabili che avrebbero potuto aiutare i suoi alleati. L'unica informazione che manderà al villaggio è un messaggio criptato, dove dice «quello vero non è tra loro», riferendosi per l'appunto a Nagato. Se volete sapere di più sulle abilità e sulle tecniche di Jiraiya, nel canale trovate il video completo dove ne parlo in maniera più approfondita. Poi abbiamo Itachi Uchiha, ricordato per la sua intelligenza e per le abilità in combattimento. Itachi è salito rapidamente di grado tra i vari ninja del villaggio. Tuttavia, la vita di Itachi ha preso una piega oscura. Si è trovato coinvolto negli scontri politici tra il suo clan e il villaggio, fino a compiere un tragico sterminio che ha anche portato alla morte della sua stessa famiglia. Nonostante la natura delle sue azioni, le vere motivazioni di Itachi sono rimaste segrete fino a quando Tobi, o meglio ancora Obito, ha raccontato tutta la verità e di come non si è riuscito ad eliminare il suo fratello minore, Sasuke, volendo lasciarlo all'oscuro dalla malvagità che stava consumando il loro clan. Ovviamente, come detto da lui stesso, ha commesso un errore volendo fare tutto questo da solo, anche se tutto ciò che ha fatto è stato per il bene del villaggio della Foglia. Infatti, questo suo essere ricorda anche vagamente quello del primo Hokage Hashirama Senju, che avrebbe protetto il villaggio anche a costo di eliminare i suoi stessi figli. Se volete sapere di più per quanto riguarda le tecniche e le abilità di Itachi, nel canale trovate un altro video completo in cui ne parlo in maniera più approfondita. Ci sono teorie che ipotizzano che Itachi potrebbe aver svolto il ruolo di informatore per Jiraiya, aiutandolo a raccogliere informazioni dall'interno. Diversi fattori potrebbero sostenere questa teoria. Itachi era famoso per le sue abilità senza rivali nell'inganno e nello spionaggio. Nel corso dell'opera ha dimostrato molte volte di saper nascondere le sue vere intenzioni e anche di adattarsi molto bene ad esse, ingannando per l'appunto anche il suo stesso fratello. Probabilmente è riuscito a dare qualche indizio in maniera indiretta anche a Kakashi. Per esempio quando è stato colpito dalla sua tecnica dello Sharingan ipnotico, ovvero lo Tsukuyomi, rivelandogli informazioni come il nome della sua organizzazione, che a quel tempo ancora non si sapeva nulla. Già questo ci può far intendere che Itachi avrebbe tranquillamente potuto assumere il ruolo di informatore in maniera molto segreta, senza farsi scoprire da nessuno, per Jiraiya. Siccome Itachi era un membro di alto rango dell'organizzazione, Itachi aveva accesso a informazioni cruciali sui piani e sulle attività. Ricordiamo che lui stesso si è voluto infiltrare all'interno dell'organizzazione per riuscire a proteggere il villaggio della Foglia dall'interno. Infatti, quando appare per la prima volta al villaggio insieme a Kisame, non sembra voler creare problemi al villaggio, nonostante fosse venuto per Naruto. In realtà le sue vere intenzioni erano di controllare se Sasuke stesse bene. Infatti è successo subito dopo l'attacco subito dal villaggio da parte di Orochimaru e dai ninja del villaggio della sabbia. Il terzo Kage Hiruzen
aveva promesso in passato di prendersi cura di suo fratello Sasuke in sua assenza. Ovviamente, dopo la morte di quest'ultimo, si è preoccupato ed è venuto personalmente a controllare. L'alleanza di Itachi con Jiraiya avrebbe potuto portare vantaggi strategici, fornendo a Jiraiya informazioni riservate sulle operazioni di Alba, e Itachi avrebbe potuto rallentare i progressi dell'organizzazione Alba dall'interno. In cambio, Jiraiya avrebbe potuto fornire a Itachi le informazioni sulle difese e sulle potenziali minacce per il villaggio, migliorando così la protezione di Itachi sul villaggio anche a distanza da esso. Alla fine entrambi condividevano un obiettivo comune, ovvero proteggere il villaggio della foglia e preservare la pace nel mondo ninja. Entrambi erano motivati da un senso del dovere e del sacrificio, disposti a tutto per sventare ogni possibile guerra futura. Questo impegno condiviso avrebbe potuto motivare entrambi a collaborare. E qualche indizio che potrebbe rafforzare questa teoria c'è. Ad esempio le conversazioni criptate di Itachi con Naruto durante i loro vari incontri, che hanno segretamente accennato le sue motivazioni. Così come il corvo con l'occhio di Shisui inserito dentro di lui a sua insaputa, che si sarebbe attivato a contatto con l'Amaterasu di Itachi, che sapeva che dopo la sua morte suo fratello si sarebbe impiantato i suoi occhi per sbloccare lo Sharingan ipnotico eterno. Mentre l'indagine di Jiraiya sull'organizzazione e il suo confronto con Pain fanno intendere che possedeva informazioni riservate, che potevano essere ottenute solamente da un informatore molto abile all'interno. Ovviamente Jiraiya è sempre stato bravo sulla raccolta di informazioni e di mimetizzazione al contempo, quindi potrebbe comunque averle raccolte da solo. Ma se questa teoria fosse corretta, avrebbe molto più senso il tutto. E questa è l'altra teoria che vi ho portato oggi. Come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi invito a seguirmi anche qui su TikTok per non perdervi tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei video di Naruto. E come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate 1000 o 27 mi piace, che non fanno male. E noi ovviamente ci vediamo a un altro video.